Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Andiamo avanti con Shadow of the Tomb Raider. Quindi dobbiamo raggiungere un tempio. Tomba della sfida in zona. Però vediamo un attimino, la strada ci porta di là. Qua su cosa c'è? Abbiamo un po' di robina da recuperare. Ampliamo le nostre conoscenze linguistiche, ok. Come sapremo quando saremo di nuovo sulla strada per la città seconda? Le rovine Maya dovrebbero spiccare, no? Già. Ok, vabbè, andiamo verso questa parte qua, ragazzi. E proseguiamo con il nostro viaggio. Tomba della sfida in zona, comunque sia da queste parti qua. Abbiamo un po' di pelli di animale, di facocero qua. Un ratto gigante, raga. Io ce l'ho coi ratti, ragazzi. Possiamo uscire di là. Tipo di qua, invece. Ok. Ma perché ha rallentato a bestia? Vabbè, andiamo dritti per dritti, raga. Vai. John, dammi una mano. 3, 2, 1. La vedo dura, cazzo, raga. Ma Giona come passa? Porca di quella! Lara! Lara! Aia! Forza! Lara! Questo bastardo di... Dritto nel muso, stronzo. Ma non molla, Sti cazzo di babbuini, poi. Dai, attacca. No, no, aghia, ma porca, per schivare attacchi nemici. Ma io, secondo me, anticipo troppo. Tieni premuto R2 per fabbricare frecce furtive. Cazzo. Dai, stronzo. No, io ho schiacciato. Però si vede che... Raga, no. No. Nel muso. Ok, questa è andata a buon fine. No, ho sbagliato il tasto. Vabbè, è uguale. Andiamo con le cure mediche. Sì, scappa, merda. Ok, schivata. Vai così nel muso. Non mollerai, cazzo. Bene. Lara, stai bene? Ok, dovevo senza mirare tenere premuto R2. Va bene. Possiamo... Sì, sto bene, però volevo procurarmi un po' di pelle di... Sto merda, ma niente. Stai bene? Dammi una mano qui. Cazzo, c'è andata di lusso, raga. Hai dei brutti tagli. Là. Meglio accamparci qui. Perfetto, ci accampiamo, quindi momentaneamente ci ripigliamo un attimo, anche perché Lara secondo me non è esattamente in forma. Bottino di guerra, raga, pelle di giaguaro. Fammi dare un'occhiata. È profondo. Sai, con tutto quello che ci è capitato di recente, ho iniziato a pensare a mio fratello. Ho sempre provato a proteggerlo.
da mio padre, da se stesso. Ma l'ho perso. Hai fatto tutto ciò che potevi. Se fossi stato al posto giusto, al momento giusto, lui sarebbe ancora qui. Se solo fossi stato un po' più attento. Non puoi proteggere tutti, Jonah. Grazie. Mi manca. Lo so. I miei genitori mi mancano molto. Ho sognato mia madre di recente. Davvero? Era così chiaro. Quando ero piccola, mio padre mi teneva nascoste alcune cose. Aveva segreti, su di lei soprattutto. E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire dopo che morì. Non mi ha mai impedito di cercare risposte, però... Anche se ho ancora così tante domande. Ha creato tanti misteri quanti ne ha risolti. Dominguez ha detto che avrebbe usato lo scrigno d'argento di Ishel per ricreare il mondo. Se tu avessi quel potere, cosa faresti? Andrei nel panico, direi. Non torneresti a quando tuo fratello era vivo e stare ancora con lui? E perdere tutto il resto? Non potrei. Mi piace questo mondo, non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Aia, raga, qua è scoccata la scintilla. Quindi dopo il bivacco, in teoria... Ah, bello quel corvaccio lì in aria. In teoria dovrebbe essere su un ramo, però. Tralasciamo, ragazzi, non abbiamo visto niente. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re in astuzia, raggiungere la tomba proibita e risolvere il mistero della Regina Bianca. Il percorso sarà irto di ostacoli. Lara, stai facendo i compiti di matematica? L'esploratrice non può perdere altro tempo. Li sto cominciando! Ok, quindi interpretiamo la piccola Lara, ragazzi. Le alte mura del castello chiamano, sfidandomi. L'esploratrice impavida. Abbiamo sempre istinto? Sì, beh, cioè, l'abilità ce l'abbiamo. Il corbaccio qui? Niente. Cazzo, saltava già 3 metri da bimba. Cazzo, stava bene la signorina Lara, eh? Sì che era... La nostra eroina scorge qualcosa nel nido del corpo. Dove cazzo sta il nido del corpo? Ok. Lara si arrampica oltre un lago di lava bollente. Ah no, un attimo, il nido dovevamo farlo cadere giù. Vabbè, proviamo. Teoria, eh. Ma non lo so, raga, io provo a lanciare sto cazzo di coso sui corvi. Niente, non muoiono. Devo fare di meglio. Vabbè, saltiamo qua. Beh, aveva un bel campo di addestramento la piccola Lara qua, eh. Nonché una casa notevole. La nostra eroina
si imbatte in delle bestie singolari. Difficile stabilire se siano feroci. Oh. La nostra eroina non deve farsi sentire dal re. Sì, lo so bene. Se insisti. Ha sempre stealth, anche da bimbo. E ora cosa c'entra Lara? È in camera sua, sta facendo i compiti. Non ha molto tempo. Questa sezione da bimba non è male, dai. La guardia reale non si aspettava che Croft scalasse il castello. Ok. Un po' pazza comunque. Ci sta. Andiamo su. La torre del castello è più alta del previsto. È abbastanza. Saremo dir meno a 10 metri a terra. No, 10 metri magari no, ragazzi, però almeno 6. Mi ha spaccata persiana. La nostra eroina continua a salire, cercando un'altra entrata. No, pazza sta qua, raga. La nostra eroina scorge un altro ingresso. Sì, al camposanto se non facciamo attenzione qua. A sto cazzo di corvo. La tenuta Croft, ragazzi, una casa degna di... La giovane Lara si rende conto di trovarsi pericolosamente in alto e prova a non pensarci. Degna di un nobile. Ok. Con calma, Croft. Sbam, giù. Abbiamo spaccato... Abbiamo rovinato tutto qua. C'è da richiamare il muratore e ripristinare la grondaia, quantomeno. Quasi. Più o meno. Che cazzo è? Rimessasi in piedi, cammina verso la meta. A noi due, tomba proibita. Queste balaustre sono danneggiate. Dovrà infilarcisi in mezzo. Allora, di qua dove andiamo? Dritti. La meta è vicina, l'ha quasi raggiunta. Ma un campo di forza invisibile le blocca il passaggio. Deve esserci un'altra strada. Il campo di forza invisibile. L'avventuriera ha raggiunto la cima. Presumo sia il vetro, ragazzi. Ok. Equilibrio. No. Con calma. Vai così. Riesce a trovare un'entrata più in basso. Dovrà fare attenzione. Qua c'è il danno, ragazzi. Ma perché faccio queste cavolate? Brava. Merda! Via, giù. Per il cornicazzo. Vabbè, ci siamo, abbiamo demolito mezza facciata, comunque può andar bene. Obiettivo? Di qua. Un momento. Finalmente può entrare nella tomba proibita. Wow. Nella notte il pipistrello gigante ha rapito la regina a 30 gradi nord e 90 est. La penna ha tracciato il suo cuore. La luce schiuderà il suo amore. Chissà se la regina bianca si sente sola.
Bella domanda. Esploratrice impavida, trova la regina bianca. Le coordinate rimandano al mappamondo. Un attimo. Ah, dobbiamo risolvere degli enigmi, sti cazzi. Che roba è sta qua, raga? È buona. Un momento. Forse le coordinate rimandano al mappamondo. Ho capito, ma... proviamo a buttarla così. Allora, basta al massimo. Questa invece gira. No, dobbiamo trovare un indizio. Momento, allora. È un vecchio gioco. Due scudi e una corona bianca. Che sia la regina bianca. C'è qualcosa che... due scudi e una corona bianca. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Una citazione da Chaucer. Cosa c'è di meglio della saggezza? La donna. E meglio di una brava donna? Niente. Il re e la regina bianca. Forse c'entrano gli scudi. Sicuramente dobbiamo muovere qualcosa lì, però... quelle povere bestie non vedevano quasi nulla con queste testiere. La vedo povera tutto, ragazzi. Maria Teresa morì tra grandi sofferenze. Il re scrisse di lei in proposito. Questo è il primo problema che mi hai dato. Il re Sole, Luigi XIV, sposò Maria Teresa, ponendo fine alla lunga guerra tra Francia e Spagna. Ok. La testa di Re David. Un pastore divenuto re. Incredibile. La coppa di San Giovanni. All'apostolo fu offerto un calice di vino avvelenato. Quando lo benedisse, il veleno si tramutò in un serpente e il santo poté bere il vino senza problemi. Ok, lì comunque c'era la regina e due scudi. Una pergamena bizantina. La giustizia è il fermo e assiduo desiderio di rendere a ciascuno il dovuto. Imperatore Giustiniano. È egizia. Una scatola contro il malocchio. Il contenuto serviva a dare sostentamento alle persone nell'aldilà. Devo capirci qualcosa qua, ragazzi. Allora, un momento. Allora, ci abbiamo due scudi qua. Questo è poco ma sicuro, quindi... direi... questo... dove sono i pezzi bianchi? Infatti... facciamo... devo riuscire a mettere questo scudo... qua. Molto probabilmente. Per fare questo devo spostare questi qua. No, probabilmente, ragazzi, no, è il contrario. Allora, due scudi vanno qua. Sì. Uno. Molla qui. Quest'altro scudo dobbiamo farlo per arrivare qua. Quindi possiamo eliminare di mezzo questo. Un attimo, facciamo un paio di prove. Quantomeno mi sembra di aver capito. Vado un po' a intuizione più che altro, raga. Dai, cazzo. Allora. Di qua. Leviamo dalle balle sti qui, Ok. Giù di qua. Poi te ne vai. Un po' se leviamo di mezzo questo. Sì, vabbè, proviamo a far così. Due. Di qua. Questo possiamo spingerlo.
Io più o meno sto provando a fare uno schema, ragazzi, ma non lo so. Posizioniamo questo. Dai, Lara, così. Ma perché teoricamente qua ci sono due scudi, uno rosso e uno bianco. Da qua dovrebbe arrivare qualcosa, deve aprirsi questa cosa qua. Non saprei. Ah, ecco ragazzi, c'avevamo qua le coordinate, sono veramente stupide. Era il foglietto che avevamo entrando appunto in questo salone qua, che abbiamo aperto all'inizio. Non ci ho guardato, non ci ho fatto proprio caso. Va bene. Quindi le coordinate ce le abbiamo, poi fondamentalmente la scacchiera dovrei averla posizionata in maniera giusta. Farò un piccolo taglio, ragazzi, perché mi sono un attimino perso. Quindi, 30 gradi nord, ok, ci siamo. No, peletto più su, ok, perfetto. E 90 sud. Mi ci perdo un po', ragazzi, con gli enigmi. E pensare che questo non è neanche un enigma, quindi c'è da preoccuparsi. Però farò i dovuti tagli, ragazzi, prima o dopo ci arrivo, anche perché comunque sia, vabbè. Cazzo vado, ho preso la strada più lunga. Va bene. E niente, raga, faccio, ripeto, un tagliettino, perché sennò qua sto a gironzolare a cercare di capire cose che avevamo già in mano, il nostro possesso. Comunque, 90 est, perfetto. Cosa abbia sbloccato? Chiuderà il suo il quadro, no? Ha funzionato. Una scala. Quindi andiamo su, andiamo a vedere. Diamo una sbirciata qua in alto. Croft ha raggiunto il mezzanino proibito. Dovrà fare molta attenzione. Diamo un'occhiata qua. Uno Yatiri, un guaritore sudamericano. Vabbè raga, spulciamo un po' il tutto, anche perché è robina interessante. Un cucciolo di tirannosauro. Forse anche lui aveva perso sua mamma. Questo? Una lettera di papà a un'impresa edile, ma la quale nel preventivo dovrà aggiungere la facciata che abbiamo devastato, ragazzi. Devo trovare la regina bianca. Sembra che queste maschere ti osservino dovunque ti sposti. Sembra Maya. Sarà Kukulkan. Chissà chi sono questi due cani. È la maschera di un capo tribù Zenu, dalla Colombia. Certi manufatti non li avevo mai visti prima. Una cassetta per ossario. Contiene le ossa del defunto. L'iscrizione è illeggibile. Va bene. Cosa ci rimane? Una balestra. È il genere di armatura indossata dai conquistadores nell'era delle grandi scoperte. Chissà cosa trovarono. Roba che depredarono, Lara. La statua di un Ariki. Arriva dalle isole Cook. Ah, qua abbiamo una ruota da girare. Devo trovare la regina bianca. Spulciamo le ultime cose, ragazzi. Sembrerebbe greca, anzi persiana. Chissà cosa sta difendendo. Una leonessa persiana. Peccato manchi la testa. Chissà cosa guardava. Una maschera tribale africana. È d'oro. Forse Ashanti. Ok, l'ultimo. Vediamo. La maschera di Agamennone. Rinvenuta a Micene. Ok, proviamo a utilizzare questo. Il pipistrello gigante spiega le ali. Vediamo, ragazzi. Lo scudo dei cavalieri riflette la luce. Eccola lì. Comunque li avevamo posizionati giusti. Prigioniera, devo aiutarla. No, merda. Sbam. Come cazzo ci fa qua ad aiutare la... la regina bianca? Dobbiamo far riflettere qualcosa qui. Proviamo a portare uno di questi, ma secondo me non riflette. Se non ha lo scudo... No, come cazzo ce lo porto qua? Un attimo, molla qua.
Proviamo a spostare uno di questi. No, questi non li spostiamo più. Possiamo questo. Però c'era qualcuno che probabilmente... Guardiamo, diamo un'occhiatina, raga. Questi li possiamo utilizzare di nuovo? Vacca Eva, questi enigmi di merda. Allora, via dal cazzo sta statua della minchia. Ritornate in impostazione qua. Rotto in culo, via. Ok. Fa diventare matto sti enigmi. Ok. Quindi, che cazzo facciamo? Proviamo a risminchionare il mappamondo. Ma non penso sia utile. Ora posso liberarla. Ah, invece sì. Ok. Vabbè. Intuizione, cioè intuizione, tentativi così, a merda. La luce schiuderà il suo amore. Ok. Magnifico. Da 10, ragazzi. Col cuore in gola, la nostra eroina si avventura nel profondo dell'ignoto. Sono cose della mamma. La strada è buia. È piena di pipistrelli, disse il Cavaliere Rosso. La regina bianca lo guardò con un sorriso incuriosito e disse: pipistrelli? Non ho paura dei pipistrelli. Io non ho paura di niente. Ricordi di Lara, di sua mamma. Forza. Siamo tu e io che cavalchiamo un T-Rex in Egitto. E papà dov'è? Al lavoro. È questo? Lo scrigno? Non posso trascurare le mie responsabilità. È sempre troppo importante. La tua ossessione sta distruggendo questa famiglia. Ossessione? Sarei ossessionato. Stai perdendo l'infanzia di tua figlia. Perché sei sempre in qualche sepolcro dall'altra parte del mondo. Perché non vuoi accontentarti di quello che hai? Per l'amor del cielo, smettila con questa storia. Papà? Per favore, Amelia, capiscimi, questa è la missione più importante di tutta la mia vita. Insomma, cosa vuoi che faccia? Papà! Aia. Papà! Ok ragazzi, quindi i ricordi d'infanzia di Lara. Si ritorna al presente. Buongiorno. Una montagna incoronata d'argento, eh? Già. Mi chiedo cos'altro abbia in serbo la giungla per noi. Beh, qualunque cosa sia, l'affronteremo. Dai, non potrà certo andare peggio di ieri, no? Beh, più o meno.
Ok ragazzi, mi stoppo qua, non so quanto verrà lungo questo video perché devo fare i dovuti tagli, ho gironzolato un attimino per quel maledetto enigma del cavolo che non riuscivo a risolvere, mi stoppo qua così almeno riesco a postarvi anche questa piccola sezione qua, più che altro incentrata sui ricordi d'infanzia di Lara. Direi che è tutto ragazzi, ci ribecchiamo la prossima volta con Shadow of the Tomb Raider e come al solito se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video, ciao!